Cerimonia di premiazione ieri pomeriggio presso l'auditorium Carlo Pace di Comiso della seconda edizione del concorso di poesie per bambini, i nonni e gli anziani nella mia famiglia, organizzato dalla casa di riposo Villa San Biagio di Comiso. Un'iniziativa a cui hanno partecipato in massa gli studenti delle quinte elementari delle scuole cittadine, che ha come obiettivo quello di rimettere al centro la figura del nonno e dell'anziano in generale, al centro della famiglia e al centro della società. Abbiamo notato che l'importanza della figura dell'anziano nella terza età è un valore aggiunto e quindi una persona da valorizzare, oggi più che mai rappresentante del passato e punto di riferimento per le nuove generazioni. Questo ci ha portato a riconfermare questa edizione del concorso e abbiamo visto che grazie alla collaborazione dei dirigenti scolastici in massa i bambini hanno partecipato al concorso. Per la seconda volta la manifestazione ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di Comiso e dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione. L'amministrazione comunale si non può che essere vicina a queste iniziative che sono di fatto l'ennesima riprova della bellissima collaborazione che c'è tra l'ente pubblico e i privati, soprattutto quando questi privati si rendono protagonisti di iniziative meritorie, soprattutto in un tempo di grande crisi di valori ed economica. Sono state più di 200 le poesie giunte da tutte le scuole cittadine, 10 i vincitori, ai quali è andata una pergamena del loro elaborato, un attestato e un libro di narrativa per ragazzi. Al vincitore è stato consegnato anche un buono per l'acquisto dei libri scolastici di prima media.